Ciao a tutti cari amici di YouTube e benvenuti ad un nuovo video. In questo video vorrei un attimo introdurre quello che è il mio canale e un po' il mio intento all'interno dei video su YouTube. Niente, colgo l'occasione per dirvi che sto girando alla luce del sole, infatti ci sono gli uccellini fuori che cinguettano, non so se li potete sentire. Ecco, siamo alla finestra, come potete vedere. E qui ci sono gli uccellini che cinguettano. Ecco, ad ogni modo, come già detto, questo video è un po' un'introduzione al mio canale. Mi rendo conto di non averla fatta in passato, anche se continuavo a postare numerosi video. Comunque, brevemente, all'interno del mio canale io cercherò di mettere molti video artistici, soprattutto, ma anche recensioni musicali, video di skate e video musicali di progetti miei che magari sto portando avanti. Perché io, per l'appunto, mi propongo anche in un certo senso come artista. Io faccio foto, suono, canto, dipingo e ho anche questo progetto per l'appunto di recensioni musicali. Quindi se volete seguire i vari video che andrò a mettere adesso su YouTube, ci sono le playlist, io ve le metto anche qui sotto, dopo nel montaggio video, vi metto le playlist qui in modo che le possiate vedere. E niente, dipende anche dalla vostra interiorità, cosa vi piace di più seguire. Comunque io in questo canale posterò questi contenuti. Dopo ci sarà sicuramente anche spazio per magari delle esperienze di vita che magari io farò, no? Ad esempio, stamattina devo andare a prendere la tavola da skate nuova. E farò il video di questa mia personale esperienza con i miei due amici Omar e Orazio, che tra l'altro trovate anche dei video qui su YouTube caricati proprio da me. Sono due skaters molto, molto bravi e io vi consiglio di andare a vedere anche proprio i loro video perché meritano veramente. E se volete vedere i loro video cercate su YouTube Orazio Calenda e lo trovate, ve lo oppure se volete andare a vedere anche quelli di Omar, basta che cliccate Omar Shar e trovate i suoi video, per l'appunto ci sono, mi sembra, due o tre video loro, non di più. Adesso sicuramente magari più avanti posterò altra roba anche loro, però per il momento ci sono quelli e vi consiglio di andarli a vedere perché comunque sono interessanti a mio avviso. Ecco, vi ricordo anche che io ho una pagina Facebook nella quale pubblico tutti i miei contenuti, si chiama Gift Darkness Recensisce, anche se ho deciso di cambiare il nome da poco, e infatti ho fatto questo video anche per dirvi questo, perché al posto di Gift Darkness Recensisce la chiamerò Davide Q, proprio perché è il mio nome d'arte. E quindi vorrei per l'appunto valorizzarlo. Ciò non toglie che comunque pubblicherò tutti i miei video in quella pagina. E quindi sì, se volete rimanere aggiornato con i miei video, iscrivetevi e insomma commentate e mettete mi piace. Sì, pagina Facebook che tra l'altro io stavo per l'appunto cambiando il nome. E nella sezione, adesso aspettate che non mi ricordo più, sì, nella categoria da mettere, io volevo sostituire anche quella. Allora, ce ne sono tante, io avevo messo imprese locali. Su imprese locali ci sarebbe la categoria inerente ad arte anche, ma c'è una cosa stranissima, c'è scritto arte, svago e locali. Locali. Perché locali? Adesso vi chiedo a voi di Facebook, perché locali? Boh, non lo so, non riesco a trovare una spiegazione a questa cosa. Cioè, di fatto che c'è, cioè, arte svago per carità, ci sta anche, ma locali?
adesso successivamente, oltre al video per l'appunto dell'esperienza di skate, che andrò a realizzare, magari cercherò di mettere anche, qualcosa di più inerente alla mia attività artistica, ad esempio le foto, che io ho fatto durante questi anni, le posterò sicuramente su Facebook successivamente e poi, insomma, magari cercherò di fare un video anche nella quale, ad esempio, spiego, vi mostro un po', insomma, dei miei quadri anche perché mi sembra giusto anche, insomma, mostrare anche un po' quello che faccio. Poi se avete qualche contenuto anche da condividere con me, meglio, potrei anche postarlo sul mio canale per dire. Sicuramente sono molto aperto in questo senso, quindi se avete qualsiasi cosa che voi ritenete artistica o comunque valida, o un progetto, o comunque sì, qualcosa di questo tipo, può essere anche della musica, no? Perché no? Voi me la inviate alla mia email, eccola qui. E sì, per appunto did94@live.com. E cercherò per l'appunto di insomma, divulgare quello che è anche il vostro contenuto. Quindi sì, c'è questo tipo di apertura da parte mia, non c'è nessun problema, anzi meglio, perché no, insomma. Ecco, io come avevo già precedentemente detto anche nei miei video passati, ho numerosi nomi d'arte, insomma, fra virgolette, o soprannomi anche come volete. Io ad esempio quando faccio video di skate mi faccio chiamare Jim Smith. Tra l'altro la storia di questo nome è proprio una cosa assurda, magari ve la posterò su YouTube successivamente, vi posterò per l'appunto la storia di questo nome, no? Perché è un po' curiosa, insomma. E dopo, niente, Gift Darkness su YouTube per l'appunto, questo profilo ce l'ho ormai da molto tempo e gli ho dato quel nome lì, quell'anno che ho deciso di crearlo. E dopo mi chiamo anche per l'appunto Davide Q come artista e questi sono i miei tre soprannomi. In questo momento. Dopo, vabbè, sì, ci sono i vari progetti musicali all'interno della quale potete trovarmi anche col nome di Dave LG. Però non so, è ancora provvisorio quello, perché a volte lo cambio il mio nome da artista musicale. Penso che però per chiarezza adesso cercherò di farmi chiamare o Gift Darkness, che è il mio nome di YouTube, oppure Davide Q quando si parla della mia attività inerente al campo artistico. Quindi sicuramente cercherò un po' di facilitarvi anche nella comprensione, giustamente, in questo senso. Quindi se avete dubbi, spero di esservi stato d'aiuto nella comprensione del canale. Allora, quindi ricapitolando. Le playlist che ho all'interno del mio canale, allora, quelle per guardare i video di skate sono skate videos, si chiama proprio così la playlist, mentre invece quelli per guardare le mie recensioni musicali e i video inerenti proprio a quella categoria, c'è la playlist recensioni musicali. Dopo ce ne sono altre. Una si chiama Jerk Dance Crew, dove ci sono alcuni video dove balliamo, se volete andare a vedere anche quelli. E dopo sì, per l'appunto ce n'è un'altra che si chiama Shadows Pure Morning and Dave LG Project, nella quale io metto proprio tutti i video della categoria musica che andrò a fare. Quindi magari video artistici, musicali, miei, piuttosto che anche con altri. E in generale proprio per l'appunto la mia musica, ma anche la vostra, se ne avete da condividere, perché no? Ad ogni modo, ecco niente, questo era un po' il mio intento con questo video, di farvi sicuramente chiarezza sul contenuto del mio canale.
Se volete andare a vedere, ho anche postato un video un po' di giorni fa. Si chiama I Remember Nothing, Somewhere Nice, che è ricco di citazioni. È un video artistico nella quale io, per l'appunto, improvviso con il mio basso una canzone. Nella quale ci sono delle immagini proiettate molto, molto belle, molto d'effetto, ed è ricco di citazioni. Poi, se volete andare ad indagare di più, potete farlo. Magari commentatemi e insomma, scrivetemi cosa ne pensate. Ecco, questo era un po' quello che avevo da dirvi. Niente, io vi auguro buon proseguimento, buona giornata. E al prossimo video. Thank you.